Il nuovo polo del latte avrà come base lo stabilimento fiorentino della Mucchi, è l'indicazione che viene dalla centrale del latte di Torino dopo la fusione. Intanto oggi in Mugello, grande festa con stalle aperte. Pietro Di Lazzaro. Divenire una forza sul mercato, il terzo polo del latte in Italia, e mantenere il legame col territorio d'origine, la Toscana e il Mugello in particolare. La fusione fra Mucchi e la centrale del latte di Torino è notizia recente. La comunicazione dal Piemonte alla Consob è invece una novità assoluta che conferma la centralità e le basi del progetto in Toscana. Torino, nel comunicato che ha fatto a Consob, ha già detto che a questo punto rivedrà il proprio investimento sul nuovo stabilimento di Torino, proprio perché avendo uno stabilimento nuovo come quello di Firenze all'interno del gruppo, tenderemo a sviluppare questi. Operazione felice in un quadro però difficile. Anche le cooperative del latte toscano lamentano il calo del prezzo al litro, ora di circa 35 centesimi, spesso una perdita secca per gli allevatori. La qualità per ora non ne ha risentito per il bene del consumatore. Fare del buon prodotto con della qualità, tutelare il territorio e comunque sia dare benessere agli animali che poi alla fine danno un benessere a noi. Noi abbiamo una realtà importante, Mucchi riesce a commercializzare questo grande prodotto, è un'eccellenza. Così la manifestazione Stalle Aperte nelle fattorie mugellane, giunta al quinto anno, diventa un'occasione per le famiglie per andare a conoscere da vicino la via del latte locale. È sempre stata una volontà da parte delle persone di venire a conoscere, di venire a scoprire, magari anche voler imparare davvero com'è la produzione del latte e quali sono anche le peculiarità del nostro latte. Ma ti piace il latte? Sì, a me sì. Il latte ti piace? Tu come ti chiami? Tommaso Landi. E quanti anni hai? 3 anni. E siamo al